Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, prof Ste. Oggi è venerdì 26, scusatemi, 6 luglio 2012, sono le 10:25 e in questa giornata di piena accettazione dei ribassi di ieri, giornata durante la quale c'è stato l'annuncio della riduzione dei tassi della BCE, ribassi che vediamo qui ben rappresentati dal market profile. Ne approfitto per descrivervi la dinamica intraday di quanto accaduto ieri e come si sarebbe dovuta interpretare ed eventualmente anche tradare in ottica di metodo Prof. Ste. Quindi un'applicazione pratica dei concetti imparati e che come sempre sono disponibili sia sul sito e anche al corso. Parlo soprattutto a quelli che hanno frequentato l'ultimo corso del 25 e 26 luglio scorso, senza trascurare ovviamente tutti gli altri, perché come sapete, anche senza frequentare i corsi e solamente col materiale disponibile online, a partire dal libro e da numerosi video didattici, tutti interamente gratuiti, è possibile acquisire il metodo Prof. Ste. E a questo proposito vi ricordo che settimana prossima, il 10 di giugno, c'è un corso gratuito sul Market Profile che vi consiglio assolutamente di frequentare. Sul sito trovate il link per iscrivervi, è organizzato da FXCM e subito dopo la settimana successiva, venerdì 20 luglio a Torino, ci sarà una giornata di trading dove avremo modo di vivere insieme sui mercati quello che è il metodo e la sua applicazione pratica. Specifico ancora una volta che proprio per il fatto che la giornata è stata organizzata in maniera autonoma e senza alcuno sponsor, potrò finalmente da un lato utilizzare il mio conto e quindi i trade saranno tutti reali, quindi real money, real time ovviamente, e volendo anche certificabili, visto che il broker può poi certificare tutto quello che viene fatto. Non l'ho specificato all'inizio perché lo trovavo assolutamente scontato e superfluo, ma molti mi hanno scritto in tal senso e quindi garantisco che chiaramente faremo trading reale. Detto questo, vediamo un'applicazione appunto del metodo in una giornata come quella di ieri, dove qui vedete l'Eurostoxx 50 che ho fermato grazie al simulatore di Visual Trader sull'apertura di ieri mattina, apertura avvenuta in gap ribassista, adesso ne parliamo tra un attimo. Giornata appunto cruciale per due motivi. Il primo perché seguiva la festività statunitense della festa del 4 luglio, fino alla quale i movimenti erano tutti da interpretare, come detto più volte, con beneficio di inventario. Il secondo grosso motivo era l'attesa per la decisione sui tassi della BCE, arrivata poi e che ha portato appunto ad una riduzione degli stessi. Ma prima di andare a vedere in intraday quello che il metodo da un lato avrebbe dettato, andiamo a vedere quello che era la situazione di partenza a livello di market profile. Le due giornate precedenti del 3 e 4 luglio, appunto, caratterizzate dalla festività, hanno mostrato un andamento laterale che vedete molto bene qui nei due profili. Andiamolo a vedere sempre sull'Eurostoxx, anche sul grafico giornaliero. Sono queste due giornate che avevano seguito i forti rialzi, per poi stazionare appunto all'inizio di questa settimana, aiutate sicuramente dalla festività americana. Come detto, fino a mercoledì tutto quello che vedevamo era da prendere con beneficio di inventario. Quindi si partiva con un range assolutamente contenuto e che ho qui evidenziato con i massimi e i minimi della giornata di lunedì, in rosso e in verde, con i massimi e i minimi della giornata di martedì 4 luglio, giornata festiva, tutta interna alla precedente, anche qui evidenziati in rosso e in verde, ma con un tratteggio perché? Perché ieri mattina su Twitter, in modo molto chiaro, avevo ricordato più volte come per i cambiamenti di ambiente e l'individuazione stessa dell'ambiente di trading che poi porta, secondo metodo, alla strategia di trading, era assolutamente vitale e necessario che ci fosse una rottura di entrambi i range, proprio per le caratteristiche delle due giornate, da un lato la festività e dall'altro il fatto che fossero tutte e due molto vicine come range e una compresa all'interno dell'altra. Quindi una vera e propria conferma che poi sarebbe venuta anche da un DAX, come facciamo sempre, che va monitorato parallelamente, ma già veniva molto forte dal fatto che
e per noi è questa una situazione assolutamente ideale, i due range dei giorni precedenti fossero molto molto vicini. Quindi ricordate massimi e minimi dei due giorni precedenti indicati con le linee rosse, anche tratteggiate appunto per il giorno precedente alla giornata di ieri, giovedì. Detto questo, vi ricordo solo che l'andamento del Bund aveva in qualche modo, come detto, precluso alle discese che abbiamo osservato ieri e che oggi e per ora si stanno accettando, ma della situazione del quadro generale ne parleremo poi nella videoanalisi settimanale che presenterò come sempre questa sera dopo la chiusura. E per ora vedete che il movimento è di assoluta accettazione del ribasso di ieri. Ma ripeto, lo approfondiremo. Invece tengo a sottolineare il fatto che il Bund, lo vedete qua in un grafico orario, ha dal gap ribassista in poi, corrispondente al gap rialzista presente sui future azionari DAX ed Eurostoxx, eccolo qui. Ecco, vedete che il Bund era salito e basta, laddove quindi alla salita degli azionari non era corrisposta una discesa del Bund, cosa che ci aveva fatto un pochino usare una cautela che poi nella giornata e con le discese di ieri si è rivelata assolutamente utile. Quindi, e come sempre, le conferme vengono non solo dallo Stoxx e dal DAX osservati congiuntamente, ma come sappiamo in secondo piano sempre anche dal Bund. Dico in secondo piano perché non sempre la relazione inversa è presente, ma veniamo a noi. Allora, questa è la giornata appunto di ieri sull'Eurostoxx, che apre con un gap ribassista ben compreso nel range del giorno prima e anche in quello del giorno precedente. Questo è un grafico a 2 minuti, l'ho fatto molto molto dettagliato proprio per aiutare la comprensione. Come detto ieri mattina, c'era una situazione di attesa per la decisione dei tassi che sarebbe sui tassi della BCE che sarebbe venuta alle 13:45, confermata dall'apertura interna al range del giorno prima che e anche a quello del giorno precedente, lo vediamo molto bene qui, ci confermava all'inizio una non direzionalità. In questi casi, è come sempre, il primo trade, specie quando la non direzionalità è molto marcata, è quello di chiusura gap. C'era anche se piccolo, un discreto spazio, perché 5 tick sono comunque qualcosa di interessante, specialmente se molto molto sicuri, tra virgolette, o meglio, poco rischiosi. E andiamo a vedere che dopo i primi movimenti il gap, queste sono barre a 2 minuti, si è prontamente chiuso. Questo appunto era il primo trade di una giornata che iniziava come ieri in modo assolutamente swing e non direzionale. Proseguendo con la giornata, ripeto, sono barre a 2 minuti, avete visto la chiusura gap. Da qui c'è stata in modo molto netto, molto marcato, un ritorno verso l'opening range, che poi è questo qui, anche se c'è stato, lo sapete, un tick al di sopra, anche se è stato proprio fugace, lo vedete qui, del livello di chiusura gap, perché il livello di chiusura gap era 2308 e ha fatto un piccolo tick a 2309. Qui l'entrata si sarebbe potuta fare solo in ottica di tape reading, elemento importantissimo per il micromanagement della posizione, ed è un altro elemento che sicuramente andremo a vedere in parte anche al corso gratuito sul market profile, perché prenderò un po' di tempo per parlare di tape reading e fare una piccola digressione su questo elemento importantissimo, ma in maniera assolutamente operativa nella giornata di trading di venerdì 20 luglio. Quindi sul tape reading e dall'incrocio dell'osservazione dell'Eurostoxx con il DAX, probabilmente si sarebbe potuta effettuare un'entrata a basso rischio sul livello chiusura gap, e questo è il secondo trade della giornata che ha come target il rientro nell'opening range. Anche qui i 4-5 tick, che possono sembrare pochi, ma sono assolutamente preziosi se consideriamo che appunto sono a basso, bassissimo rischio, proprio per le caratteristiche fortemente non direzionali della giornata di ieri, che vedete all'inizio almeno si svolgeva tutta all'interno del range dei 2 giorni precedenti e quindi garantiva un ambiente swing e quindi una non direzionalità che rendeva i trade di chiusura gap e ritorno all'opening range, 2 trade distinti, molto molto fattibili e con prospettive di basso rischio. Poi, proseguendo per la mattinata, c'è stato un
movimento abbastanza poco direzionale, qualche spunto alle 10 di mattina, come sappiamo gli orari sono sempre e assolutamente importanti. In particolare alle 10 di mattina c'è stata una rottura di quello che è l'initial balance, altro concetto molto importante del market profile. Quindi vedete come ieri c'è stata proprio una giornata, direi quasi da manuale a livello didattico, e che rianalizzare, e per questo rianalizzare ciò che è accaduto ci è veramente molto utile, cosa che con questo metodo che sto usando anch'io del simulatore Visual Trader, che vi permette di vedere una barra alla volta, vi consiglio sempre di fare, specialmente a mercati chiusi o nei momenti come adesso, dove tutto sommato, lo vediamo, sta succedendo molto molto poco. Allora, dicevo, rottura dell'initial balance avvenuta tra l'altro alle 10 precise, quindi poco dopo le 10, ma ripeto, qui a livello operativo, vista la grande attesa, poteva esserci relativamente poco. Siamo arrivati in sostanza quasi sui massimi del giorno prima, che non erano qua in alto solo per il fatto che c'era stato quello spunto iniziale, ma come vedete, per due volte aveva battuto quest'area. Il giorno prima alle 9 di mattina, apertura mercati cash, e alle 18, poco dopo le 18, quindi poteva essere presa come area di vendita a livello swing in maniera abbastanza sicura, proprio perché è vero che il massimo del giorno prima era qui, ma come vedete c'è stata immediatamente, proprio nelle primissime battute, una spinta ribassista che ha poi portato nel corso della giornata a battere su questo livello dei 2312-13 per ben due volte, quindi poteva rappresentare sicuramente un livello di entrata, o meglio un inizio dell'area di vendita che poi si sarebbe eventualmente sviluppata a 2319, anche fino a 2319, massimo effettivo del giorno prima. Anche qui il tape reading sicuramente avrebbe aiutato, perché osservare che durante il rialzo e man mano che si raggiungevano i 2312-2313 l'attività di vendita si faceva più intensa di quella di acquisto, cosa che si può fare appunto osservando il time and sales e congiuntamente i livelli sul book, soprattutto quelli al di sopra delle migliaia, e il comportamento degli acquirenti e dei venditori, appunto in corrispondenza degli stessi, ci può dare una grossa mano, come spesso avviene, per tarare le entrate. Quindi non trascuriamo questo elemento sicuramente importante. Ma arriviamo più velocemente a quello che è avvenuto alle 14, quando appunto c'è stata la decisione dei tassi. Perché lo ricorderete, e lo vediamo anche qui dalle barre daily, c'è stata inizialmente una rottura al rialzo, fugace, assolutamente fugace, che avrebbe qualificato un momentum verso l'alto, per poi rientrare con altrettanta decisione e velocità all'interno del range del giorno prima e portarsi poi alla rottura dei minimi del giorno prima, come vediamo molto bene da qui. Ma andiamo ad analizzarlo barra per barra, perché gli elementi sono veramente molteplici e importanti. Ecco quindi che con l'ora di pranzo si arriva finalmente con questa lateralità intorno alle 13, dove l'attesa per la decisione sui tassi, che sarebbe venuta appunto alle 13:45, si faceva molto molto elevata, quindi sicuramente e assolutamente da seguire, anche se non era consigliabile operare fino a dopo la decisione sui tassi, appunto avvenuta alle 13:45, ma sicuramente osservare i movimenti del mercato in attesa della stessa sarebbe risultato estremamente utile, anche se in verità dalle 13 in poi, o meglio, dalle 13 alle 14 saremmo teoricamente ancora in pausa pranzo, ma ripeto, ieri con la decisione che arrivava alle 13:45 era ovvio che già dalle 13 era opportuno essere già sui mercati. Allora, vediamo che cosa è successo. Ecco, vedete che c'è stata proprio alle 13, quindi come sempre l'importanza degli orari e del fatto che sull'ora tonda, sulla mezz'ora, accade sempre qualcosa, come spesso ripeto e diciamo chiaramente in tutto il materiale teorico, libro, corsi e quant'altro. Ecco, dicevo, c'è stata una rottura sì dei massimi del giorno precedente e dei due giorni precedenti, ma il mercato è quasi istantaneamente rientrato e questo a noi non avrebbe portato alcun tipo di operatività, soprattutto perché eravamo appunto in attesa di questa forte decisione.
che sarebbe arrivata di lì a poco, cioè dopo tre quarti d'ora. Quindi fino qui il mercato rientra e rimane assolutamente di tipo swing, c'è un ritorno più o meno nel range che ha caratterizzato l'attesa per la decisione. Siamo alle 13:16, quindi andiamo avanti abbastanza velocemente perché alle 13:45 arrivava appunto la decisione. Ripeto, l'unica cosa da notare alle 13 era questa falsa rottura. Vediamo che sull'attesa 13:32 della notizia c'è comunque una tendenza rialzista che tende in qualche modo a far pensare alcuni ad una rottura al rialzo dei massimi, almeno un'imminente rottura al rialzo dei massimi precedenti, anche se essendo in verità l'ambiente ancora sicuramente di tipo swing, noi non dobbiamo pensare ad una rottura dei massimi finché questa non avviene effettivamente, e quindi questa per noi rimane comunque fino a prova contraria, cioè finché l'ambiente non cambia da swing a momentum, da non direzionale a direzionale, un'area di vendita. Allora andiamo avanti e vediamo che siamo vicinissimi alle 13:45, 13:36, eccoci qua. Allora, questa barra alle 13:44, addirittura un minuto prima della decisione, moltissima volatilità perché vedete che in 2 minuti fa tutta l'escursione dai massimi fino ai minimi di quell'area nella quale si era mosso appunto dalle 13 in poi, quindi sicuramente un mercato molto nervoso che farebbe pensare ad una rottura rialzista appunto dei massimi del giorno prima e dei 2 giorni precedenti, cosa che avviene istantaneamente alle 13:45. Ma, ed è qui la chiave della giornata, c'è subito un ritorno nel range, proprio nelle immediate battute che hanno seguito la decisione e la rottura al rialzo dei massimi del giorno prima e, come detto, dei 2 giorni precedenti. C'è stato un immediato rientro, un'immediata volatilità molto forte all'interno del range del giorno precedente. Questo ci avrebbe portato, o meglio, avrebbe dovuto portarci ad attendere perché, se vera positività fosse stata, la rottura dei massimi del giorno precedente alle 13:45, cioè immediatamente dopo la notizia, sarebbe stata sicuramente molto decisa, senza quei dubbi mostrati dal rientro quasi immediato nel range stesso. Sappiamo che sulla notizia è molto importante prendere dei riferimenti, e ieri questi erano i riferimenti molto utili per noi perché ci permettevano di giudicare molto bene quello che stava accadendo. Il fatto che fossero stati rotti ma immediatamente rientrati ci mostrava un'incertezza che andava poi a sommarsi a quella analizzata proprio nelle giornate precedenti con la positività degli azionari che abbiamo sottolineato prima, non corrisposta da un bund che continuava a salire. Positività degli azionari, tra l'altro, avvenuta in giornate festive, che quindi già, come detto, doveva metterci un pochino in allerta. Allora, qui cosa fare? Qui si attende ad avere una maggior certezza. Vediamo le barre successive, un'altra rottura al rialzo, un altro rientro nel massimo del giorno precedente. Qui si può iniziare a sospettare che tutta questa convinzione, tutta questa positività non ci sia. E badate, siamo alle 13:50, cioè solo 5 minuti dopo la notizia, avevamo già una situazione sicuramente decisa, sicuramente importante. Nel frattempo vedo qui l'oro che ha fortemente rotto al ribasso, chiaramente continua a seguire i mercati, non c'è reazione da parte dei mercati azionari. Continuiamo l'analisi di quello che ha rotto l'area degli 1,60 e diciamo, e vediamo quindi che già 5 minuti dopo la notizia avevamo già delle indicazioni molto chiare da parte del metodo su quello che sarebbe avvenuto di lì a poco e per il prosieguo della giornata. Eccolo qui. Vedete che dopo il secondo rientro consecutivo nel range dei 2 giorni precedenti c'è stata, con enorme decisione, una fortissima spinta ribassista che ha riportato il mercato, e qui siamo alle 13:54, quindi a neanche 10 minuti dalla notizia, all'interno del range del giorno precedente. Questa è classificabile sicuramente come una falsa rottura. Quindi un mercato che tentava di portarsi alla direzionalità in positivo e che invece scende con decisione e con decisione in pochissimi minuti rientra nel range del giorno prima. Allora, qui ci sono due trade possibili, con stop loss, se volete essere cauti, al di sopra dei massimi fatti segnare fino a quel momento 2331, o addirittura,
se volete usare uno stop, se aveste voluto usare uno stop loss più basso, al di sopra dei 2325-26 che vedete qui, cioè prendendo questo massimo fatto segnare qualche minuto prima come riferimento. E ancora come riferimento stop più stretto, visto che la spinta ribassista è stata molto forte, quindi si sarebbe potuti entrare un pochino in ritardo, mettere uno stop al di sopra dei massimi del giorno prima, 2323, sarebbe stato comunque sicuramente molto molto utile, perché una terza a quel punto, 1, 2, 3, terza rottura dei massimi del giorno prima, avrebbe a quel punto conclamato il momentum verso l'alto. Ma che tipo di entrata era? Allora, questa poteva essere un'entrata swing, quindi una doppia lettura, se si pensa alla falsa rottura rialzista dei massimi dei 2 giorni precedenti, oppure, se proprio volete, e non riconoscendo il momentum verso l'alto, perché la rottura è stata falsa e repentinamente il mercato è rientrato all'interno del giorno prima, si poteva pensare appunto ad un'entrata swing. La differenza fra le due entrate, quindi un'entrata momentum che va ad anticipare poi una eventuale, e tutta da verificare, rottura dei minimi delle 2 giornate precedenti che sono qua, un'entrata momentum implicherebbe un tenere la posizione, vedere se si arriva e come si arriva ai minimi delle 2 giornate precedenti, sperando a quel punto in un'eventuale rottura degli stessi e seguendo ovviamente la posizione con un trailing stop, che andrebbe a confermare a quel punto il cambio ambiente da swing a momentum verso il basso. Quindi più che una vera e propria entrata momentum verso il basso, è un'anticipazione dell'eventuale momentum che, a quell'ora non lo sapevamo, si sarebbe poi potuto sviluppare di lì a poco col raggiungimento della rottura dei minimi del giorno precedente. Ecco, l'altra entrata swing altrettanto valida, e in entrambi i casi, ripeto, si sarebbe tranquillamente potuto mettere uno stop loss intorno ai 2323-24, quindi al di sopra dei massimi dei 2 giorni precedenti, perché una terza rottura degli stessi, lo ripeto ancora perché è importante, avrebbe mosso il mercato da una non direzionalità ad una direzionalità verso l'alto. Ecco, dicevo, con un'entrata eventualmente swing, la differenza è che il target sarebbe dovuto essere intorno ai 2302 2303, cioè il range dell'apertura, o meglio ancora la metà del range delle 2 giornate precedenti, quindi un pochino, se volete, il POC delle 2 giornate precedenti. Ecco la differenza, quindi un'anticipazione del momentum ci avrebbe portato a tenere la posizione, e questo rigetto così forte, così deciso della rottura al rialzo del massimo dei 2 giorni precedenti, che ha seguito la notizia della BCE, ci avrebbe potuto far in qualche modo anticipare il momentum verso il basso, oppure una più cauta entrata swing fino ai 2302-2303, al limite i 2300, che sono sia cifra tonda sia vicini ai minimi di giornata, per poi vedere con tutta calma se si fossero raggiunti i minimi dei 2 giorni precedenti e se gli stessi si fossero rotti. Quindi andiamo a vedere operativamente che cosa si sarebbe fatto nei 2 casi. Ecco, su questa barra sicuramente saremmo dovuti uscire in un'ottica swing, anche se osservando la fortissima direzionalità verso il basso, è ovvio che l'ipotesi di una trasformazione non ancora avvenuta in ambiente momentum e momentum ribassista si faceva sempre più forte, con appunto l'eventuale raggiungimento dei minimi del giorno precedente e la rottura degli stessi. Ma comunque, un'entrata swing sicuramente su questa barra, e nell'arco di questi 2 minuti che hanno raggiunto i 2300 indicati prima, e poi c'è stato un movimento intorno a quell'area 2302-2303, ci avrebbe fatto sicuramente uscire dalla posizione swing. Andiamo avanti e vediamo cosa è successo nel prosieguo di giornata. Vedete un pochino di movimenti fino al, e questo è il momento in cui c'è stata la trasformazione decisa e sicuramente già confermata dell'ambiente da swing a momentum verso il basso, con la rottura nell'arco di 2 soli minuti alle 14:38, sia dei minimi del giorno precedente che delle 2 giornate precedenti. E questo seguiva la falsa rottura rialzista avvenuta subito dopo la notizia sui tassi della BCE, e quindi con grande convinzione, se non avessimo tenuto la posizione fino da qua in alto, si sarebbe dovuti in questo caso rientrare short con uno stop loss al di sopra di questi massimi 2293-24,
o ancor meglio, se si voleva essere proprio sicuri dei 2.294, quindi con uno stop molto saldo a 2.295 e un'entrata short con una posizione momentum, quindi eventualmente da tenere con un trailing stop fino alla fine della giornata. Andiamo a vedere rapidamente che cosa è avvenuto. Vedete che lo stop loss a 2.295 era sufficientemente protetto perché avevamo i massimi, i minimi del giorno precedente e dei 2 giorni precedenti. Notate quanto era importante ieri tenere presente i minimi delle 2 giornate precedenti e non solo quelli del giorno prima, proprio per individuare molto bene sia qua sopra che qua sotto i cambiamenti di ambiente. E proseguendo, vedete come sicuramente con questa spinta ribassista c'è stata l'ultima ulteriore conferma del movimento verso il basso. Arriviamo comunque fino alla chiusura. Vedete che qui siamo alle 17, ecco, già qui, noi sappiamo come alle 17 inizia la pausa pranzo americana, diciamo, si potrebbe pensare ad un'uscita rispetto all'entrata avvenuta poco dopo le 14:30, quindi sia per un motivo temporale, ricordiamo come sempre il metodo ci impone di guardare anche il tempo, sia perché c'è stato un ritracciamento che probabilmente avrebbe insidiato l'ultimo trailing stop che era al di sopra dei 2.283, cioè al di sopra di questo livello. In verità, quando e qualora su questa spinta ribassista avvenuta poco prima delle 16:30 è iniziato questo ritracciamento, incrociando un pochino i dati e tenendo presente anche della difficoltà della giornata, è molto probabile che un'uscita anticipata sarebbe stata opportuna. Comunque, e sicuramente anche alle 17, quindi in quest'area del 2280, con l'inizio della pausa pranzo americana e del ritracciamento, una chiusura della posizione sarebbe stata sicuramente opportuna. Ripeto, posizione che poteva essere aperta da qua in alto, in caso di anticipazione del momentum verso il basso, come descritto, oppure con la rottura dei minimi delle 2 giornate precedenti. Chiaramente in questo caso i margini sarebbero stati molto più bassi, ma lo ripeto ancora, qui avevamo sulla spinta precedente le 4:30 in sostanza già una forte indicazione per chi conosce la lettura del momentum anche a livello intraday, forse il capitolo più difficile di tutto il metodo. Avremmo avuto una terza, 1, 2, 3 spinta in basso con un momentum verso il basso che vedete da qui c'è stata un'accelerazione e poi una riduzione dello stesso. Ecco, probabilmente questo ci avrebbe potuto portare ad una chiusura della posizione che comunque, lo ripeto in maniera molto semplice, sarebbe potuta avvenire anche alle ore 17. Bene, spero che con questo video sulla giornata di ieri, che è veramente molto molto importante a livello teorico perché è proprio la perfezione dell'applicazione del metodo Proste e ci ha mostrato, quanti di voi lo hanno vissuto sui mercati, hanno avuto modo di constatarlo in prima persona, proprio come ci fornisca tutti gli strumenti per giudicare in maniera assolutamente oggettiva quello che sta accadendo, anche in momenti assolutamente critici e di assoluto nervosismo, come un annuncio sui tassi di interesse storico, se volete, perché sono arrivati ad un massimo storico, come quello avvenuto ieri. Decisione presa da parte della BCE. Vi ricordo quindi e assolutamente vi consiglio di frequentare almeno il corso di martedì 10 giugno, 10 luglio a Milano sul Market Profile, è un corso gratuito nell'ambito del quale diremo 2 parole anche sul tape reading perché so che molti di voi continuano a chiedermi lumi sullo stesso, anche se mi rendo conto che solo un'operatività. Ed è per questo che ho organizzato le giornate in tempo reale, un'operatività vera e propria, cioè una giornata basata solo sull'operatività, senza teoria, ci permette di approfondire in maniera assolutamente precisa i concetti che poi sono quelli che portano dalla teoria alla pratica, quindi all'operatività e al trading con il metodo Profit.